molto carina, brava. Buonasera. Prego. Bentrovata Silvia, benvenuta. Buonasera, grazie. Prego, qua insieme a noi. Allora, prima di andarci ad accomodare per una chiacchierata, guardiamo questa copertina dedicata a te. Grazie. Il successo lo conquista 25 anni fa, a Sanremo, cantando una generazione di giovani, l'ultima senza telefonini, chat e social, che passava le notti a parlare. Eppure Silvia Salemi il parlare se l'è dovuto conquistare, dato che da bambina, per un grave lutto familiare, aveva perso l'uso della parola. Alla sera a casa di che torniamo a parlare. Con la ferrea volontà di dire «io ci sono», motto che l'accompagnerà per tutta la vita, non solo impara a parlare, ma anche a cantare. Sai quanto vale. Prima la vittoria a Castrocaro, poi Sanremo Giovani e poi nel 1997 via Salemi tra i big di Sanremo col successo A casa di Luca. Nonostante i capelli corti e il look sobrio, il suo punto di riferimento è Madonna, un'artista in grado di affrontare tutti i linguaggi dello spettacolo. E lo dimostra sia come conduttrice radiofonica e televisiva, ma anche nello show Tale e Quale, dove vince il premio Miglior Voce, e la gara Ora o Mai Più, dove raggiunge il terzo posto. Mai, 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 non siamo mai. In quest'estate 2022 è tra le artiste italiane più suonate in radio, con un brano che dice che non siamo mai felici. Ma lei, la felicità, con due figlie, un matrimonio quasi ventennale e mille attività in corso, se l'è imposta come un dovere. Siamo sulla stessa palla. Allora, Silvia, abbiamo sentito nel filmato, la voce tu te la sei un po' conquistata perché come ci ha raccontato, ci hanno raccontato queste immagini, hai avuto un problema quando eri piccola con la voce, però poi questa voce è esplosa in tutta la sua meraviglia, quindi voce per cantare, voce radiofonica perché sei anche conduttrice radiofonica, quindi voce per la radio, voce come conduttrice, voce negli show come Tale e Quale Show, insomma raccontami un po' i tuoi esordi, la prima volta che hai capito che questa voce poteva essere la tua vita. Oh, forse non l'ho mai capito veramente, la sto ancora cercando questa voce. E poi per me il canto è sempre stato una terapia e per questo la sto ancora cercando, perché ogni volta viene fuori un'emozione nuova, viene fuori un nuovo nodo da sciogliere, no? Quindi non è mai risolta la voce è in evoluzione continua, peraltro con gli anni secondo me migliora perché si riempie di toniche, si riempie di armonie, si riempie di tante cose, anche della tua storia, anche delle imperfezioni che la vita ti porta, le ferite, le vittorie, le soddisfazioni, le insoddisfazioni, quindi è sempre in continua evoluzione. C'è una cosa di te che mi piace moltissimo e cioè io so che tu vivi il passare del tempo da bella donna quale sei, con tranquillità, con dolcezza, proprio perché secondo te, così come la voce, anche l'anima si arricchisce delle esperienze e quindi rincorrere una giovinezza passata non è una cosa sana, dico bene? Ma non solo non è una cosa sana, ma è anche impossibile, no? E detesterei essere uguale ad altre milioni di donne, sono per le diversità, sempre. Siamo tutti diversi e dobbiamo esserne fieri, quindi ogni faccia, cioè se tu apri una mano io ho chiaramente dei segni diversi dai tuoi e questi saranno anche sul mio viso, quindi bella la diversità, bello portarsi dentro i segni perché i segni sono un racconto, sono ieri ho pianto, oggi ho riso, una faccia liscia è una faccia che non ha emozioni. È una faccia che non ha vissuto nulla o che nega quello che ha vissuto, il che è peggio. Ancora peggio. Il che è peggio. Condivido. Vogliamo rivedere insieme qualche immagine di quella bella esperienza che è stata Tale e Quale Show? Ma vai. Sì, volentieri. Lady Gaga! I'm
poi Silvia guarda che commentava dicendo si sente sempre in sottofondo la voce di Silvia. Beh, è normale. Sta Salemi, non me la scrollo di dosso. Peraltro Albano è inimitabile, cioè con Lady Gaga, che è pure un mostro sacro, però sai, col trucco puoi giocare, ma Albano è tutta voce. Difficile, è proprio il re delle voci. Senti Silvia, tu non hai mai cambiato look? No. Sei sempre rimasta fedele a questo taglio di capelli, a me piace molto, devo dire. Sono 25 anni, perché questo taglio è legato a casa di Luca, è legato al 97, a quell'anno di pazzia. Perché non hai mai cambiato? Non ti manca l'idea di poterti, così, del capello lungo? No, è una perdita di tempo. Stai ore e ore dal parrucchiere. Questa cosa di non stare a viso aperto, vedi, anche tu hai i capelli lunghi, però hai il viso sempre fuori, spesso sempre scoperto, no? Quindi non mi nascondo, come dire. Allora Silvia, tu oggi sei venuta a trovarci per raccontarci di un tuo nuovo progetto, un progetto che sta avendo tantissimo successo perché è ascoltatissimo in radio, una canzone che piace molto, che è intitolata Noi contro noi. Ascoltiamo. Noi contro per andarne l'aldilà, ma la verità è che il prezzo cambia in base a come ti comporti qua, me lo diceva mio papà. Sono i giovani il futuro, le mie figlie e i tuoi bambini, loro che vedono tutti buoni, anche quelli più cattivi. Siamo bravi ad insegnare ciò che abbiamo bisogno di imparare, e mai, 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 non siamo mai, mai, mai felici, mai. Siamo mai, mai, mai felici, mai, mai, mai. Noi vogliamo sempre di più. Noi contro di noi, contro di noi. Ma siamo sulla stessa palla blu. Noi contro di noi. Ma siamo sulla stessa palla blu. Un bel testo! Un testo che ha contrapposto un modus leggero della musica e dall'altra parte un testo che mena, una perché profondità. Sono molto polemica contro una guerra che viene dopo una pandemia, quindi certo. Una cosa che è assolutamente fuori dal mondo, al limite del catastrofico. Ma c'è lui! Ricordiamo che sono 25 anni dal grandissimo successo a casa di Luca, quindi noi salutiamo Silvia, salutiamo i nostri telespettatori. Io parto, ho le valigie pronte, sono rimasta a Roma per voi, ve lo dico. Salutiamo i nostri telespettatori. Diamo appuntamento a lunedì, giusto? E chiudiamo Gianluca, con Marcello. La sera a casa di Luca torniamo a parlare. Ma la sera a casa di Luca che musica c'è? Pochi amici a casa di Luca, lo stato ideale. Perché ognuna a casa di Luca nient'altro che se. Certe sere a casa di Luca facciamo le tre cantando le canzoni. Belle vibrazioni.